Ciao, sono Federica del blog Taste of Style. Oggi è stata una giornata speciale, sono andata a fare la spesa per lo chef Berton, una cosa che non capita proprio tutti i giorni. Dovevo comprare solo ingredienti tipici locali. In realtà ho un po' spaziato sul tema, vediamo se riuscirò a metterlo in difficoltà. Chef, io ho fatto la spesa. So che doveva essere a chilometro zero e così è stato, perché secondo me Milano è anche pesce ormai. Il miglior pesce si trova a Milano, quindi hai fatto anche una scelta giusta e adatta anche ai nostri tempi, quindi io l'apprezzo molto, visto che hai preso tante cose. Hai visto, sì. Quindi? Io farei una pasta ai frutti di mare un po' diciamo col mio stile. Ok. E poi dopo ci mettiamo i fagiolari, le cozze insieme. Vabbè, io direi di iniziare a prepararla, okay. Dai, così non perdiamo tempo, no? Iniziamo? Iniziamo. Ok. Tu lavori, io ti dico cosa fare? Va bene, vediamo. Allora, la prima cosa direi facciamo un fumetto che poi lo facciamo ridurre, okay. E facciamo una maionese di pesce con il prezzemolo. Perfetto. Io ho il mio coltello qua, vedi? Ah, è vero. Tu me l'ha regalato uno chef giapponese. Ah. Affilatissimo, i coltelli devono essere sempre molto affilati. Ok. Perché sennò non servono a nulla. Tagli a metà la cipolla. Sì. Poi la tagli ancora a metà in questo modo. Vedi? Fai questa operazione, no? Perfetto. Te la lascio fare così, anzi okay. Questa basta, diciamo. Ah, guarda, allora io direi che mi fermo. Ho salvato dalla cipolla, ma sì, fai lo scalogno. Vado con adesso. Lo scalogno. Ok, io intanto metto la pentola a scaldare per fare il fumetto. Abbiamo anche qui la cosa positiva delle piastre in induzione, perché funziona solamente quando appoggi le casseruole, quindi noi in cucina facciamo attenzione un po' anche all'utilizzo dell'energia elettrica, è molto importante per me. Mettiamo a stufare le verdure. Le facciamo brasare, no? Così sì. Rilasciano tutti gli umori e i loro profumi. Allora, a questo punto mettiamo dentro le lische, sì. E le facciamo rosolare. Ok. Va bene, nel frattempo possiamo iniziare a pulire il prezzemolo. Okay. Allora, solo le foglie, sì. Le pulisci così a mano, poi dopo le laviamo e le cuciniamo molto velocemente nell'acqua. Va bene. Ok? Vado. Allora, ecco il fumetto, lo bagno con un po' di vino bianco e lascio evaporare. Che profumo! Tu hai un timer? Sì. Così intanto che il fumetto cuoce, cuociamo il prezzemolo. Abbondiamo di sale perché? 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 Non sono preparata. Per mantenere la clorofilla del prezzemolo. Ah, giusto, hai ragione. Guarda, lo sapevo. Ma vedi? Veramente? Ai, ai, ai. Facciamo bollire alla massima velocità. Mettiamo tutto il prezzemolo nell'acqua, così. Okay. Se tu lo schiacci un po' con questo. Col ragno. Ok. Benissimo. Puoi toglierlo, okay. E metterlo in acqua e ghiaccio. Avvicina, vedi così. Questo adesso lo scoliamo, okay. E con le mani lo schiacci bene. Okay. Quindi lo asciughi dall'acqua. Poi dopo lo frulliamo. Okay. Mettiamo dentro. L'importante è che bolla forte, ci vuole energia nell'acqua. Quindi ecco, i fagiolari adesso, sì. Vedi, si stanno aprendo e come si aprono li spostiamo nell'acqua e ghiaccio per farli raffreddare, per pulirli. Immagino che la pulizia del fagiolaro mi aspetti. Beh, certo. Allora, un passino, ci metto questo, sì. Foglio di carta alimentare che serve per filtrare. Okay. Raccolgo solamente la parte liquida, sì. E il resto rimane nella pentola. Allora, Federica, il fumetto sta riducendo, sì, a questo, sì. Punto dobbiamo pulire il fasolaro. Okay. Col coltello teniamo solo il corallo. Ah, vedi? Timer. Timer. Ha suonato il timer e spegniamo il fumetto e lo mettiamo in questo contenitore, sì. Perché lo dobbiamo emulsionare. Ok. A questo punto prendo il frullatore immersione, sì. Lo immergo, okay. Giustamente, sì. E vado. Tu mi versi, vedi come si emulsiona, sì. Bene. Stop, eccoci. Basta così. Hai visto? Guarda. Wow. Sembra una panna quasi. È vero. Che effetto che abbiamo creato. Da mangiare a cucchiaiate. Grazie al tuo fumetto. Certo, ovviamente. Prendo il frullatore e frulliamo il prezzemolo con la maionese. Eccolo qua. Ottimo. Ok. Secondo me è pronta, sì. Sì, sì. È lui. Okay. Metti in questa pentola che poi la mettiamo in caldo. Va bene. A questo punto i maccheroni li mantechiamo. Sì. Un po' di fumetto di pesce non ridotto e olio extravergine di oliva. Okay. Quindi ingredienti molto semplici, no?
cosa facciamo? Le cozze vongole fasolari, se adesso li copri, esatto, con la carta alimentare bagnata. Eccola. Così li mettiamo nel forno a vapore, mantengono la loro forma originale e rimangono molto precisi. Eccoli qui. Gli togli la carta. Sì. E io direi di iniziare l'impiattamento. Okay. Metto alla base del piatto la crema di prezzemolo. Ok. I rigatoni li mettiamo così, un po'. Sì. Sparpagliati nel piatto e poi completiamo aggiungendo sopra le cozze, vedi, e poi il corallo del fasolaro che rende ancora più interessante alla vista il piatto. Eccolo, cosa ne pensi? È una meraviglia. Lo assaggiamo? No, un attimo. Ah, vuoi fargli la foto? Per forza. Benissimo. Tac, okay. Adesso sono pronta per l'assaggio. Assaggialo allora. Sì, vado Vai all'assaggio. Federica. Guarda che sei fortunata, sei. Non sempre succede che quando faccio un piatto per la prima volta venga assaggiato da qualcuno che non è parte del mio staff. È una cavia in questo momento, È buonissimo. Io lo metterei in menù, così do un consiglio. Adesso ne parlerò con... È favoloso. Il mio staff è... Consultati, ma io va lo metterei bene. Già da stasera. Già da stasera? Sì. Un piatto nato così al volo? Sì. Non lo so.